Ciao, come potete vedere dallo sfondo sono in vacanza, sono ovviamente a Dubai perché ovviamente con YouTube non potevo permettermi che un posto lussuoso come questo, ma nonostante io in questo momento mi trovi in vacanza è uscito il trailer di Minecraft. Io già volevo fare un film con tutte le informazioni e i segreti che si trovavano in giro del film, ma visto che è uscito il trailer direi di non perdere altro tempo e di reactarlo subito. Non me lo sono spoilerato, ma ho visto già tante opinioni in giro e tutti quanti ne parlano malissimo e voglio vedere un po' di cosa si tratta questo trailer. La mia paura più grande è che ci sia un effetto tipo quello lì di Sonic, ovvero che invece di essere il classico animale animato che si vede, in realtà esca fuori uno sgorbio, un errore del genere umano. Detto questo però non perdiamoci in chiacchiere, mi raccomando lasciate un like che nonostante sono in vacanza sto appunto registrando questo video per non perdere altro tempo e registrarlo magari troppo tardi, e vediamo un po' di cosa tratta questo trailer. Le uniche notizie che già si sanno sono i due protagonisti, ovvero Jack Black, che sarà appunto Steve, che fare Steve con il mio peso è molto particolare come cosa, e invece Jason Momoa, che non ho ancora capito cos'è che deve fare, ma andiamo subito a vedere questo trailer, non perdiamo altro tempo. E c'è una sorta di animazione del portale del Nether che ti riporta nel mondo di Minecraft. Ok, chi sei? Perché lui è vestito in questo modo? Ma è un meme assurdo. Ma Jason Momoa dopo Aquaman ha deciso di vivere la vita a un quarto di me. Ma perché è così? Non so chi sia, anche se ha una faccia conosciuta, però magari mi sbaglio. Ma questa è quella che ha fatto Orange is the New Black. Ho finito di vedere, da pochissimo, neanche un mese, tutta la fila di 7 stagioni di fila di Orange is the New Black. Non so se conoscete la serie, ma è praticamente una serie che parla di prigioni. E lei era una, appunto, prigioniera e ad un certo punto ha gestito una rivolta. Com'è finita da questo a Minecraft? No. È un meme assurdo. Allora, posso dirlo che sembra molto Sonic, di come stavo dicendo prima. Sembra tantissimo Sonic. Ma ora che l'hanno mostrato vi posso dire una cosa. La Mojang ha commesso un errore, ovvero per sbaglio aveva già spoilerato alcune cose facendo girare degli screen, e questi screen non appena qualcuno li postava subito venivano buttati giù per copyright, dove si vedeva già la pecora, dove si vede anche l'ape e dove si vedeva appunto Jack Black che avrebbe fatto Steve. Prima di allora non si sapeva, ed è per questo che io prima lo sapevo, perché avevo visto questi screen, ma non potevo mostrarveli perché altrimenti anche io avrei ricevuto uno strike e il video mi sarebbe stato cancellato. Ora, mi sto immaginando una persona di fianco a questa pecora e devo dire che mi sta dando molto l'effetto Sonic. Tra l'altro, il caso vuole è che ieri mi sono rivisto un film di 20 anni fa con Scooby-Doo, e ti devo dire che Shaggy e Scooby-Doo in quel caso ci stavano molto bene insieme. Non si vedeva quasi per niente il distacco tra l'animale e la persona, era molto amalgamato bene, e mi fa strano che invece più si sia evoluta questa tecnologia più sia difficile metterle insieme. Mo, ok che stiamo parlando di Minecraft, è un mondo a cubi, è difficilissimo fare una cosa del genere, ma ammettilo che mettiamo molto di più io e lui che magari questa pecora vicino a qualcun altro. Noi due mettiamo benissimo insieme. Però vabbè, sto a 20 secondi, sto trailer dura un minuto, me lo devo guardare, sto perdendo tempo. Però film ad aprile? Quindi aprile prossimo, i piglin. Oh mio Dio, qua il pelo era il lupo? Ma oddio, no! No, ma che aspetto c'hanno? No, non mi piacciono! Ma sono molto più realistici i trailer di Minecraft, quelli là fatti dai fan! Oddio, quanto è brutto il lupo! No, non mi piace! È tutto storto, è stranissimo! Ok, il crafting è figo, lui è pazzo. Io non ho idea di lui, chi lui stia rappresentando, ma è pazzo nel cervello e questa cosa mi piace un sacco. Ha craftato un oggetto che non so che oggetto è di Minecraft. Dietro ci sono razzi e TNT. E c'è il quadro, belle ste cheat qua intorno. Queste mi piacciono tantissimo. Questa è una roba fighissima all'inverosimile. Qualcosa, qualsiasi cosa sogni qui la potrai fare. Quelli sarebbero brutti. No, raga, è bruttissimo. E lui è completamente pazzo. Tu chi sei? È Steve. Mamma mia, che figo che sei! Quanto lui penso che abbia preso benissimo il mood di tutto ciò. E dietro non so cosa hanno in mano. Ok. Ok. Questo qui è troppo un soggetto. Ehi! Non puoi insultare Steve.
e si è buildata la scritta un film Minecraft. Bellissimo. C'ho tantissime preoccupazioni perché non lo so, raga. Non ne ho la minima idea. Non è che mi abbia ispirato così tanto la grafica. E questo è il lama. Non hanno ancora mai fatto vedere i mob insieme alle persone. Vorrei vedere quanto ci sta bene Steve vicino a questo lama. Eppure, secondo me, non è un caso che non ancora l'abbiano fatto vedere, perché secondo me non sono ancora neanche soddisfatti loro del risultato. Il punto è che alcune cose sono state realizzate davvero dal vivo, come per esempio questo albero che state vedendo ora, l'hanno realizzato davvero per metterlo in un set, quindi non è tutto quanto fatto con grafica e quindi in post produzione. Ci sono alcune cose anche fatte prima, e questa cosa non so poi nel totale quanto possa essere fatto bene. Io purtroppo non sono informato su chi sono gli altri due, magari andando a vedere il cast se l'hanno sicuramente anche loro degli attori, ma questo creeper è identico a quello che si vedeva nel film di Minecraft, ma fatto da uno youtuber, che è un film che ho reactato neanche tanto tempo fa, potete tra l'altro recuperarvelo sul canale, ed era identico. Io mi aspetto che se il film me lo devi fare Minecraft, ok che questa scena è di fatto fighissima per le luci, io ho paura di quanto possa stare tutto bene insieme. Tutti quanti, mi sono spoilerato qualche opinione che si è trovata in giro, sono molto molto preoccupati che ci sia effetto Sonic 2.0, ma non puoi fare questa cosa, non te la puoi permettere, che dietro questo film ci stanno mettendo un hype che va da anni, va veramente avanti da anni l'hype che stai mettendo per questo film. Io se vado lì dentro a vedermi il film, devo fare il portale del Nether e devo partecipare pure io. Bella per il la... E questi sono tutti quanti i piglin. Beh, io come lama in questo momento. Ok, questa cosa è di fatto molto divertente, e quindi questo film ci sarà in maniera ufficiale solo al cinema aprile 2025. Greve, non ci sarà online, quindi tocca andare a fare i mega raid, i mega raduni nei cinema per andarsi a vedere sto film tutti quanti insieme. Che figata, raga. Allora, sono comunque in hype perché è il film di Minecraft, e a prescindere io lo sto aspettando da veramente tantissimo. Il problema è che io c'ho paura. Non hanno fatto vedere troppo insieme. Voglio sapere ovviamente la vostra opinione, perché ovviamente è anche la vostra molto molto importante. Sono molto curioso perché magari semplicemente non sono abituato. Dopo mezz'ora che ti vedi il film magari prendi bene il mood e questo stile ti piace, però io non riesco ancora più o meno ad avere grandi aspettative, c'ho abbastanza paura. E soprattutto avere lei, che io l'ho vista fino a poco fa, che voleva rivoluzionare il mondo delle prigioni, e me la ritrovo insieme ai lama e le pecore di Minecraft, mi fa impazzire. Io comunque veramente impazzisco se dentro il film non c'è una citazione alla pecora arcobaleno Jeb, oppure al fatto che se una cosa si chiama Dinnerbone va messa sotto sopra. Tu devi darmi queste chicche per i fan, tu devi farlo, tu ce lo devi. Dopo tutto questo tempo che ci sta facendo aspettare un film, io voglio le peggio citazioni. Non voglio soltanto il quadro e l'Ender Chest dietro, voglio tutto. E una cosa che non ancora si è visto sono i villager. Io voglio vedere i villager. Ora come ora in questo film i cattivi sono i piglin, neanche si è parlato dell'Ender Dragon, perché della trama che vociferava ci fosse all'interno di questo film era di Steve che doveva andare a sconfiggere l'Ender Dragon, e il protagonista era Steve e doveva dare una mano. Invece qui i protagonisti, almeno da questa sorta di trailer, sembrano un gruppo di persone che sono riuscite ad entrare nel mondo di Minecraft e scoprono lì l'esistenza di Steve, e probabilmente accompagnerà il gruppo di protagonisti. Mamma mia quanto sei bello. Ma al tempo stesso in realtà non sarà Steve il protagonista, ma questo gruppo di persone che quindi accompagnerà un po'. E sì, cos'è lì in fondo? Quegli occhi viola lì nel fondo, non lo so. Io sto un po' skippando per cercare di vedere se trovo qualche chicca, qualcosa che mi son perso magari. Però penso di aver visto tutto, penso che non manchi nulla. Ci sono i raid dei piglin e tutto quanto si muove sotto questo mood qui. Non vedo nessun'altra roba in particolare. Fa abbastanza un po' di brezzo questa scena, perché si vede il distacco netto da dove stanno camminando loro e da dove poi dopo di fatto il green screen. Però posso capirlo che comunque è difficile ricreare tutto questo su Minecraft. Scusami, cioè ricreare Minecraft nella vita vera, mi sono un attimo confuso. E nulla, aspetto le vostre opinioni nei commenti. Mi raccomando, lasciate un bel like a questo video, perché anche da Dubai sto appunto registrando questo video. Ci si becca domani con uno nuovo. Bella.